Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale e adesso farò un video un po' particolare e in poche parole quello che vorrei dirvi è che ci ho riflettuto veramente tanto all'epoca su certe determinate cose che mi avete detto, cioè di fare tipo video all'esterno e quindi in poche parole avete veramente ragione è ora di cambiare su certi punti di vista, cambiare anche intanto pure e niente ragazzi, allora quello che vorrei dire io è che vari contenuti secondo me ci vuole passione. Ci vuole veramente tanta passione e comprare come si dice le ricette apposta e io a dire la verità i contenuti magari posso portare gli unboxing, però secondo me gli unboxing ogni tanto prima sì ne portavo tantissime di unboxing perché mi serviva l'attrezzatura, batterie, luci, microfoni e quant'altro e quindi all'epoca gli unboxing erano a go go, li facevo al 100% uno dietro l'altro. Adesso che c'ho tutto, non mi manca niente e sono a posto così. Poi, tipo passione di cucina, devi averla. Poi, infatti, anche i video sulla cucina non è che li portavo tanto, perché in poche parole il format della cucina erano pochi, poi erano quasi tutti uguali e poi col tempo mi sono anche stancato perché a portare sempre le stesse cose, sempre gli stessi argomenti tipo pasta a sugo, canna alla griglia, ai ferri, carne con le patatine, canne con le patate, risotto, stancava. Sì, portavi magari dei contenuti diversi, quello sì, per l'amor di Dio non lo metto in dubbio, però erano sempre più o meno tutti uguali, ma cioè secondo me dovresti avere una passione apposta per la cucina, tu dovresti cioè uno dovrebbe aprire un canale per la cucina, che è proprio appassionato per la cucina e ancora ci può anche stare una roba del genere. Io sì, ce l'ho il libro delle ricette e quant'altro, sì, però dovevi fare la spesa apposta, dovevi
per dire cambiare il nome del canale, mettere Lillo ricette, un lavoretto dietro, però non è la cucina, sì mi piace ma non vado matto, sinceramente parlando. Gli unboxing, sì vado matto, mi piace far vedere quello che compro, però è una volta al mese, forse, se tutto va bene, oppure è una volta ogni 2-3-4 mesi, dipende dalla cosa che ti interessa, dipende dalla cosa se ti piace oppure no, ci sono tanti tanti fattori. Poi vabbè, lo svuota spesa secondo me lo puoi fare, se fai tutto in un mese lo fai una volta al mese, lo fai una volta al mese e ancora vabbè, si può passare, beh, per forza, perché alla fine devi anche mangiare. Lo dico sinceramente ragazzi, il mio contenuto fisso che mi piaceva da morire e che mi piace ancora tuttora sono gli urbex, e ci sto pensando tanto a riaprire il format nuovamente, che purtroppo è stato abbandonato da un paio d'anni. Dovrei sinceramente lavorare veramente tanto su questo punto di vista. Non è facile perché lo fai da solo, non è facile perché non sai chi trovi, non è facile a vedere come va. C'è gente che comunque lo fa anche da solo, perché c'è gente che lo fa anche da solo, però dovrei vedere tanti fattori. Per il momento non cerco nessuno che collabora con me, però vorrei, se nel punto di vista va bene la cosa, secondo me vorrei ripartire, magari agli inizi per forza da solo, non so come sarà, non so come mi sentirò, se mi sento a mio agio, se sarà tranquillo da parte mia, perché vabbè, è normale, un po' di ansietta magari ci sarebbe, non lo metto in dubbio, un po' di ansietta ci sarebbe, però dovrei provare e darmi forza
e anche se comunque non è facile, però dovrei darmi veramente forza a ripartire da solo. Non posso andare negli stessi posti, non posso andare negli stessi posti perché per farmi vedere da solo nello stesso posto, con prima in compagnia, adesso da solo, perché secondo me no, non perché non ci può stare una roba del genere, perché ci sarebbe tra virgolette sofferenza. E poi non ha neanche senso a far vedere lo stesso posto che avete già visto. Secondo me non ha nessun senso. Quindi il mio format fisso, che sono due, il primo è di quelli fissi fissi, magari ci può anche essere anche il terzo, ma ci sarà anche il terzo, che dopo vi dico, che il primo format sarà maltrattamento e abbandono degli animali, e anche se è un po' toccante questo argomento, perché è toccante. E poi giustamente il secondo sarà l'urbex, dovrei riaprire l'argomento, anche se non è facile, comunque lo devo riaprire. E il terzo argomento è fare video all'esterno, nei parchi, nei laghi e quant'altro, nei fiumi. Secondo me questi sono tra virgolette i tre contenuti fissi che vorrei portare. Sull'urbex purtroppo, beh, non è che io c'ho voglia a tutti i costi una persona che fa urbex con me. Certo, se ci sarebbe, molto volentieri, anzi è molto meglio. Però se non c'è nessuno, secondo me dovrei farlo da solo. Dovrei cercare i posti, lavorare un po' sodo, perché non è tanto facile lavorare su questo punto di vista da solo, e comunque non è magari neanche facile a proseguire, a iniziare da nuovamente e proseguire, perché quello è un argomento un po' toccante, e vorrei vedermi nella situazione. Ripeto, ci sarà l'ansia, ci sarà giustamente paura, perché un po' di paura ce l'avrò, non posso dire di no. Però i mezzi per farlo ci sono,
ma quello che ci vuole, ragazzi, quello che proprio veramente ci vuole, dal mio punto di vista, è il coraggio. È il coraggio, e coraggio lo dovrei avere. Lo dovrei avere. Anche se, comunque, ripeto, non è molto facile. Cercherò di farcela in qualsiasi maniera, cercherò di farcela. Collaborazioni al momento non li farò con nessuno, però vabbè, se ci fosse comunque qualcuno con me è molto meglio, se a questo punto di vista, perché mi dà coraggio un po' di più. E forza, perché i contenuti dell'Urbex sono diversi, saranno molto diversi, perché anche all'epoca erano molto diversi. E a me piace molto portare contenuti sul canale, portare cose nuove, e dovrei mettercela tutta, e dovrei assolutissimamente andare avanti e avere coraggio su certi punti di vista. Io comunque ho riflettuto tanto. Io esco durante il giorno, sì, ma non è che faccio un granché durante il giorno. Esco, vado al bar, mi bevo la crema a caffè, qualche volta il cappuccio, una brioche. Se c'è da comprare qualcosa si compra qualcosa, se no niente, e ritorno a casa. Ogni tanto faccio video a casa, ma da quello che ho capito io, sinceramente parlando, fare video in casa non è che ti porta a qualcosa, ti porta a poco e niente. Io mi do veramente ragione, questo è tanto e sicuro, come si dice, poco e sicuro, però stavolta è tanto e sicuro, perché voi giustamente mi dite: Lillo, vai a fare video all'esterno, esci, vai al lago, vai qua, vai là. E io l'ho messa in pratica sta cosa, perché a dire la verità, stando magari anche da solo, per dire in casa, o anche andando in giro, ti aiuta veramente tanto a riflettere. E questo l'ho notato io. Aiuta a riflettere a quello che voi avete detto. A quello che voi avete detto. E voi non avete torto. Voi non avete torto. Io... È vero, certo.
io dovevo prendere la macchina e fare tipo un viaggio al lago di Como, al lago di Varese, come uno scemo. Ma tu non è che lo fai come uno scemo da solo, però alla fine ti porti a casa qualche contenuto, fai qualcosa di diverso. Faccio qualcosa di diverso, farò qualcosa di diverso. Io sinceramente parlando non posso assolutamente stare in casa e chiudermi dentro me stesso. Devo cercare veramente di fare qualcosa. Perché, a dire la verità, io sto buttando la mia vita nel cesso. E io me ne sono accorto questa cosa, me ne sono veramente accorto, cioè. E quindi, o voglio o non voglio, cioè la vita è una sola, è quello che voi magari mi avete anche detto, la vita è una sola, io devo cercare di reagire e fare qualcosa di meglio su di me, migliorare la vita su di me. E andare avanti. Magari c'è qualcuno che capisce, c'è qualcuno che non capisce, però gente che capisce, ok, io li accetto. Gente che non capisce, io non li accetto, perché sinceramente parlando, io ripeto, io non vi auguro mai di essere nei miei panni. Io non invidio alle persone che hanno un carattere forte. Anzi, è meglio per loro e sono contento per loro. Però ragazzi, io dico una cosa, sinceramente, io non posso nascondermi nella verità. Io non posso nascondermi su quello che penso. Io ripeto ragazzi, nella vita soffrendo è pesante, è veramente pesante. Magari la gente che non capisce è perché non è nella situazione e quindi non lo può capire, perché non c'è mai passato. Però io ragazzi, io ve lo dico, io non parlo sulla gente che capisce, perché me l'ha detto già diverse volte. La gente che non capisce, io dico a loro che la sofferenza è brutta, ma non solo in amore, in tanti punti di vista ti può toccare la sofferenza. Io, a dire la verità, devo assolutamente andare avanti, o voglio o non voglio, ma è per forza, devo volerlo, io per forza devo volerlo,
quindi, sinceramente parlando, la mia vita non la voglio abbattere. Non voglio ammalarmi. Non voglio ammalarmi. E quindi sto cercando di fare qualcosa e cercherò di fare qualcosa. Io, chiusa parentesi di questo discorso, apro parentesi di un altro discorso. Video nel lago di Como, lago di Varese, qualsiasi tipo di lago. Lì è, in poche parole, video aperto, video coraggioso, perché ci sono altre persone e quindi è come se tu avessi coraggio. E quindi allora magari il video lo fai con abbastanza entusiasmo. Però dico io, e chiudo parentesi, però dico io, a fare l'urbex, a ripartire a fare l'urbex, secondo me, io lo voglio fare. Voglio avere il coraggio di partire anche da solo. I rischi ci sono, per l'amor di Dio, o in compagnia o da solo, ci sono, non è un problema, non è fattore, ci sono ugualmente, o che ti va bene o che ti va male, però ci sono. Ma devo avere coraggio assolutamente di fare, cioè di rifare oppure di continuare più che altro, che è molto meglio, perché è stoppato, ma ricontinuare al format che a me mi è sempre piaciuto, è il format che io ho sempre portato di origine nel canale. Di origine nel canale il format è questo qua, e voi lo sapete meglio di me. Lo svuoto e la spesa lo posso fare una volta ogni mese. Magari capita anche 2 volte, 3 volte al mese. Magari faccio la spesa per un mese, magari mi manca qualcosa e lo faccio anche durante la settimana, nel mese, eccetera, eccetera. E vabbè. Gli urbex, scusate, gli unboxing. Non posso comprare una cosa per sponsorizzarla e poi buona, lasciarla lì, perché è un peccato, un grande peccato. Cioè, a me mi verrebbe molto da piangere, veramente mi viene veramente da piangere. Io sono un tipo sensibile, è quella che è la rovina, perché quando tu sei una cosa sensibile, sei sensibile come persona. Cioè, anche mo ti faccio un esempio, se tu hai questo tipo di orologio, l'hai comprato con il cuore, con gusto, eccetera, eccetera,
questo lo usi, l'hai comprato ma lo usi, ce l'hai al polso e lo usi, quindi non è un problema. È come i microfoni, vari microfoni, e meno male li ho controllati, e meno male che i microfoni li ho comprati una bellezza di quelli che si mettono qua, ne ho presi. Allora, uno ce l'avevo già d'origine, già da un po', non mi ricordo se chi è che me l'ha regalato, non mi ricordo più. Comunque già uno ce l'avevo, il Boya. E poi ho comprato due microfoni che si mettono qua. Anche quello è che si mette qua. Adesso sto usando l'altro, quello che si mette nella videocamera, che adesso vi farò vedere, che è questo qui, che è questo qua. Adesso sto usando questo tipo di microfono e dovrei usarlo diverse volte, questo tipo di microfono. Quindi giustamente io ho comprato questo microfono, vari microfoni, meno male, ripeto, che ne ho comprati due di quelli che vanno qua, perché a parte uno che ce l'avevo. Videocamera, una, ovvio, per forza, non è che ne potevi comprare 5 o 6, è impossibilissimo, che fai, te li tieni di scorta? Tu usi questa qua, e gli altri che fanno? Pigliano la polvere. Nessuno lo farebbe. Proprio chi è, chi porta i format di videocamere di vecchia generazione, di nuova generazione, uno che fa collezionismo, allora ancora vabbè, ci può anche stare. Però è un peccato prendere delle cose che poi non usi, li butti là, li abbandoni lì. A me mi piange veramente tanto il cuore, sinceramente parlando, mi piange tantissimo il cuore. E comunque veramente l'unica cosa che io dovrei fare e voglio veramente fare, questi qua sono costati. Questo microfono è costato, questo è costato, quello a condensatore che uso anche per le live è costato, quei due microfonini, tre microfonini lì sono costati. E comunque devo cercare a tutti i costi assolutamente di usarli il più possibile. Se per dire un microfono, per dire a mano, col tempo, muore il microfono, che magari si spacca il filo, si danneggia il filo col tempo a furia di piegarlo, metterlo, bomba, ogni volta così, allora se si rompe da solo, allora è un conto. Ma ha lavorato, è stato tanto usato, allora posso capire, vabbè, si è rotto da solo, è stato usato, è buona. Ma non vai a comprare lo stesso microfono per sostituirlo. Tu a mano prendi gli altri microfoni che hai già in casa e usi quelli finché vanno, poi quando non vanno più, allora in quel caso non è che te ne compri, che ne so, ne avevi tre e te ne compri tutte e tre ancora, no, tu te ne compri uno, è buona, affinché va. Io ho comprato tante cose agli inizi perché era ai primi principi,
che alla fine hai aperto il canale, allora ti serviva dalla alla Z. Giustamente, ti serviva la A alla Z. E ci sta. Dovevi comprarti tutta l'attrezzatura e va bene. E ok. Ma tu alla maggior parte non puoi abbandonare le cose perché non fai più certe determinate cose. Ripeto, c'è sempre il tempo per recuperare. E come avete detto voi, dipende tutto da te. È vero, come avete detto voi, dipende tutto da me. Perché giustamente, se io rimango in casa, non vado da nessuna parte. Io il mezzo ce l'ho, i mezzi ci sono per fare le cose, grazie a Dio a me non mi manca niente, anche se io sono da solo, devo assolutamente fare le cose anche da solo. Ripeto, c'è magari gente che ha il coraggio ugualmente che lo fa da solo, le stesse identiche cose che faceva in compagnia all'epoca, e lo fa lo stesso da solo, le stesse cose che faceva in compagnia con la persona o l'amico, chi sia. E io devo fare la stessa identica cosa. Non è perché io prima ero in compagnia, allora li facevo a go-go, a manetta, strepitosa, alla grande. E adesso che sono da solo, mi devo ridurre un vecchio, buttato in casa, che non ha voglia più di fare niente. Io non vi do torto, ragazzi, voi avete perfettamente ragione, tante volte mi avete detto Lillo reagisci, in una mano non è facile, ma devo farcela, ragazzi, e io vi prometto che veramente stavolta si cambia, ma non a parole, ragazzi, io non ve lo dico a parole, io ripeto, i mezzi ci sono, o in compagnia o non in compagnia, al momento non in compagnia perché sono da solo, ok, mi prendo la mia bella macchinina, me ne vado al lago, da solo come uno scemo, fa niente, voi dite Lillo fa niente, vai, fa niente, da solo, va bene, vai, e mi faccio i miei video, e vi porterò il contenuto fuori, userò ancora il drone, farò vedere i paesaggi, perché anche il drone buttato nell'immobile, dopo che è venuto abbastanza usato e poi adesso buttato nel mobile a non usarlo più, ragazzi, mi piange il cuore, perché è costato, non 2 lire, è abbastanza costato. Non è costato né tantissimo e né tanto, però abbastanza, ma è costato, e quindi che faccio?
le cose che non uso più li fa, che faccio, li prendo, li vendo? No, assolutamente no, ce li ho, devo cercare di usarlo, non posso usare la videocamera, il microfono della videocamera. Se io ho questo microfono che è inserito nella videocamera, io questo non posso lasciarlo nel mobile come, come soprammobile, come bellezza. Non posso lasciarlo come monumento. Ce l'ho, devo sfruttarlo per usarlo. È costato, non me l'hanno regalato, è costato. Ma anche se te lo regalavano, lo devi usare, non buttato nel cesso, nel mobile là così, perché è un peccato, mi piange il cuore, mi piange veramente il cuore. Anche se è costato 20 euro, 10 euro, 15 euro, ho speso sempre soldi, e quindi devo fare qualcosa. E avete capito qual è il discorso? Allora, devo cercare di fare le cose anche da solo. Non è facile, ripeto, a fare le cose da solo non è facile, perché sinceramente parlando io non posso dirti no, ti blocca tutto, ti blocca veramente tutto di fare le cose. È un'ammazzata, è un'ammazzata. Io non posso dire ami, tutto normale, è un'ammazzata. Il giro sul lago è una cosa che magari puoi superare, è una cosa che puoi anche superare, ma su Urbex come sarà? E su questo punto di vista devo assolutamente lavorare sodo, ragazzi, non abbastanza, molto molto sodo, molto sodo devo lavorare qua, perché ripeto, i mezzi ci sono, però devo vedere come fare. Io voglio proseguire su questa strada, voglio proseguire su questa strada. Ma dovrei capire come fare, ragazzi. Dovrei capire come fare. E quindi è così. Dovrei vedere come fare. E su questo punto di vista cercherò di lavorare. Comunque, su questo punto di vista cercherò di lavorare, cercherò di lavorare, e vedremo cosa uscirà fuori, vedremo cosa uscirà fuori. Niente ragazzi, con questo video vi saluto. Ci vediamo al prossimo video e magari in questi giorni qua sarà un video magari sul lago. Partirò magari alla mattina presto, mi farò due panini, mi porterò da bere giustamente e farò un giro al lago e farò qualche video lì al lago. Almeno vi farò contenti anche su questo punto di vista, che almeno finalmente voi dite hai portato un format diverso. E niente ragazzi, questo è tutto, al prossimo video e ci vediamo presto ragazzi. Mettete like, scusate, e iscrivetevi al canale.
almeno così anche il canale crescerà un po'. E niente che dire, sperando che i miei format nuovi vi piacerà, e niente, a presto ragazzi. Ciao, dica te, tu che stai guardando il mio video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per essere aggiornato sempre nei miei prossimi video. Se non l'hai fatto, fallo, non te ne pentirai, vedrai tanti contenuti nuovi e molto interessanti. Ciao, a presto.